Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione voglio esprimere un saluto fraterno a tutti voi, in particolare ai vari gruppi presenti, quello di Sanarica in provincia di Lecce, Sardara in provincia di Cagliari, Bacoli e Monte di Procida in provincia di Napoli. Inoltre accogliamo e preghiamo per loro i coniugi Gino e Imma di Anacapri che celebrano qui il loro anniversario di matrimonio, precisamente il 43esimo. E poi accogliamo anche Don Lorenzo Falcone che viene da Bologna tra i concelebranti e che dal 14 di settembre, festa dell'esaltazione della Santa Croce, è stato ordinato sacerdote ed è venuto qui a celebrare e a concelebrare con noi, ispirandosi giustamente a colui che riteniamo un sacerdote insigne per santità, San Pio da Pietrelcina. Salutiamo anche quanti ci seguono attraverso Padre Pio TV, i nostri fratelli anziani e ammalati. Ecco, insieme vogliamo vivere questa Eucaristia e soprattutto vogliamo inoltrarci in questo mese di ottobre, che normalmente la Chiesa dedica alla preghiera per l'opera di evangelizzazione, mese missionario. Siamo partiti ieri sotto la protezione di Santa Teresa di Gesù Bambino, oggi gli angeli custodi ci accompagnano in questo percorso. È un anno e un mese missionario straordinario. La Chiesa l'ha voluto per ricordare quando Papa Benedetto XV ha istituito appunto questa realtà, perché in tempo lontano, nel 19, precisamente dopo la guerra, sentì il bisogno di rinnovare la Chiesa e l'opera di evangelizzazione. E vogliamo vivere questo mese proprio con questa intenzione, facendoci aiutare anche dalla preghiera, quella preghiera mariana che abbiamo espresso prima della messa attraverso l'invocazione appunto della Vergine Madre. Ebbene, con tutti questi sentimenti nel cuore, queste motivazioni profonde, disponiamo il nostro cuore a vivere l'Eucaristia e soprattutto confessiamo i nostri peccati e chiediamone umilmente perdono al Signore. Signore mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Signore pietà. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Cristo pietà. Signore che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Signore pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella tua misteriosa provvidenza mandi dal cielo i tuoi angeli a nostra custodia e protezione, fa che nel cammino della vita siamo sempre sorretti dal loro aiuto per essere uniti con loro nella gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. Così dice il Signore: ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, dà ascolto alla sua voce e non liberarti a lui. Egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui. Se tu dai ascolto alla sua voce
e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici, l'avversario dei tuoi avversari. Il mio angelo camminerà alla tua testa. Parola di Dio. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne. Sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Non temerai il terrore della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Gloria a Dio. Carissimi fratelli e sorelle, come dicevo all'inizio della celebrazione, oggi abbiamo tante motivazioni che arricchiscono questa celebrazione liturgica e questa Eucaristia, che danno un senso anche alla nostra preghiera e a ciò per cui noi eleviamo al Signore la nostra supplica e lo invochiamo. Innanzitutto, ricordiamo la festa liturgica dei santi angeli custodi, questi spiriti celesti che
Fin dall'Antico Testamento Dio invia sulla terra a custodire gli uomini, i patriarchi, i servi fedeli, coloro che si mettono al servizio di Dio e li fa camminare insieme agli uomini, forse in modo misterioso, ma comunque efficace e soprattutto facendo sentire proprio attraverso gli angeli Dio la sua stessa presenza. Nella vita di Padre Pio spesso noi parliamo del diavolo, del demonio e soprattutto della lotta che lui ha dovuto incagiare contro lo spirito del male. Ma spesso nella vita di Padre Pio e soprattutto lui nei suoi scritti spirituali parla anche della presenza degli angeli custode, del suo angelo custode, che soprattutto in quella lotta contro lo spirito del male l'ha sempre sostenuto, aiutato, incoraggiato, l'ha sempre protetto, perché giustamente Dio non lascia soccombere il proprio servo, chi si affida a lui, al potere delle tenebre e del male. Gli angeli custodi che abbiamo imparato a pregare da bambini, ma che forse abbiamo lasciato come considerazione nella nostra vita all'infanzia, pensando che sia qualcosa che riguarda solo, soprattutto i bambini. Certo, Gesù paragona, come abbiamo ascoltato dal Vangelo, gli angeli custodi ai bambini per la loro innocenza, per la loro semplicità, per la loro spontaneità, ma soprattutto per la loro purezza, perché giustamente gli angeli sono spiriti puri, beati, che contemplano notte e giorno il volto di Dio. Ma gli angeli custodi riguardano anche noi adulti, anzi, perché no? Soprattutto noi adulti, perché siamo noi che nel discernimento tra il bene e il male, consapevolmente a volte, o inconsapevolmente, ci lasciamo trasportare, ci lasciamo sedurre. Magari facciamo meno fatica ad ascoltare le lusinghe del mondo, del piacere e di tutto ciò che può essere, se vogliamo, quell'attrazione mondana, mentre invece mettiamo a tacere nel cuore, nella coscienza, quello che, perché no, è la voce dell'angelo custode e che spesso ci richiama a ritornare sulla vetta via, a convertirci. Una presenza misteriosa che dobbiamo comunque sentire e ancor più dobbiamo invocare e pregare, perché giustamente nel cammino della nostra esistenza anche noi possiamo sentire vicino la presenza di Dio, il suo amore e soprattutto la sua misericordia. Ma oggi, come vi ho detto all'inizio, ci inoltriamo anche in un mese che proprio quest'anno è particolare, perché si vuole ricordare l'opera missionaria della Chiesa in tutto il mondo, a partire anche da quella riforma che Benedetto XV ha voluto nel 1919, un anno dopo la prima guerra mondiale. Ecco, nel momento in cui i popoli soffrivano le conseguenze della guerra, la Chiesa ha voluto ridare slancio alla sua azione missionaria, cioè a quell'annunzio del Vangelo e quella promozione dei popoli, perché ogni uomo potesse trovare davvero la pace, la serenità, soprattutto quella prosperità che fa crescere l'umanità come un'unica famiglia, la famiglia di Dio. Perché questo è lo scopo dell'evangelizzazione, dare la possibilità a tutti di sentire la presenza di Dio nella propria vita e di promuovere anche quello sviluppo sociale che permette la pacifica convivenza e lo sviluppo integrale dell'uomo. Normalmente il primo mercoledì del mese nel nostro santuario abbiamo un ricordo particolare per l'azione missionaria dei nostri frati cappuccini nel Chad Centrafrica, i frati di Padre Pio. Padre Pio che ha sentito certamente, proprio a partire da quell'enciclica, da quell'esortazione apostolica, che Benedetto XV emanò nel 1919, ha sentito anche lui il desiderio di partire per l'Africa, di partire in missione. Forse è motivato appunto da questa esortazione apostolica. Non è mai partito fisicamente e quindi non ha raggiunto nessun paese lontano,
ma attraverso la sua vita e la sua opera possiamo capire quello che Papa Francesco ha voluto appunto dirci attraverso il messaggio in questo anno per la giornata mondiale che celebreremo il 20 ottobre, che tutti possiamo essere missionari, anche senza partire. Padre Pio lo è stato attraverso il suo ministero sacerdotale. Padre Pio è rimasto sempre fermo qui a San Giovanni Rotondo, eppure ha raggiunto gli estremi confini della terra e la sua testimonianza di vita e di santità è stata capace di attrarre tante persone, per cui il Vangelo lo ha predicato, potremmo dire, ad ogni creatura, proprio perché ha testimoniato l'amore di Dio, proprio perché ha promosso quell'aiuto anche sociale in favore dei poveri e soprattutto dei sofferenti. Papa Francesco il suo messaggio lo ha intitolato Battezzati e inviati. Quindi ci vuole ricordare che tutti siamo chiamati ad essere missionari. Forse non tutti siamo chiamati a partire per le missioni o per queste terre lontane. Forse non tutti siamo impegnati in prima persona. Ma il battesimo che abbiamo ricevuto e che ci ha offerto la responsabilità di ricevere in dono il Vangelo di Cristo ci chiama anche a vivere questo Vangelo, perché già il fatto di testimoniare il Vangelo con la vita è un'opera missionaria, cioè qualcosa che noi doniamo agli altri attraverso l'esempio, il comportamento, attraverso magari anche la condivisione dei beni, attraverso la capacità di metterci a servizio di Dio e del Vangelo nel servizio ai poveri e ai sofferenti. Non dobbiamo mai dimenticare quelle parole di Gesù che misurano la nostra vita cristiana, non a partire dalla conoscenza intellettuale che noi abbiamo di Cristo o che abbiamo del Vangelo stesso, ma la nostra vita cristiana si misura sulla capacità che noi abbiamo avuto di dare da mangiare all'affamato e da bere all'assetato, perché tutte le volte che abbiamo fatto qualche cosa, uno dei nostri piccoli fratelli lo abbiamo fatto a Gesù stesso. Ecco perché essere missionari significa innanzitutto riappropriarsi del proprio battesimo. Noi abbiamo ricevuto in dono la figliolanza divina e il Vangelo, che non è altro che la rivelazione di questa grande verità, ci è consegnato perché non è un dono esclusivamente nostro, ma tanto possono essere chiamati e per farlo devono ascoltare la voce di Dio che oggi parla attraverso di noi, ha parlato e parla attraverso i santi certamente, ma deve parlare anche attraverso di noi, perché tra l'altro il battesimo ci ricorda anche la comune vocazione alla santità ed ecco perché battezzati e inviati. A partire da quel battesimo ciascuno di noi deve uscire da se stesso innanzitutto, e cioè da quel chiudersi nell'egoismo o nella pretesa di pensare solo a se stesso. Deve uscire per incontrare Dio attraverso i fratelli, deve uscire per incontrare tutti coloro che aspettano una parola di consolazione e di speranza. E come dicevo, il primo mercoledì di ogni mese noi ricordiamo i nostri missionari che lavorano nel Chad Centrafrica, che hanno fondato già la custodia dei frati minori cappuccini, e soprattutto sussiste una diocesi Gorè dove c'è un nostro confratello vescovo. Ma tutti i mercoledì di questo mese ci ritroveremo per riflettere su quello che il Papa ci ha detto, su quella che è la testimonianza dei santi, come San Pio, su quello che gli stessi angeli custodi oggi ci ricordano. Loro sono dei messaggeri, sono persone inviate perché l'amore di Dio possa manifestarsi agli uomini. E forse con un po' d'audacia, anche noi dobbiamo diventare angeli, angeli capaci di portare il bene e l'amore a tutti, di costruire, di collaborare alla costruzione di un mondo migliore, di essere, perché no, custodi dei nostri fratelli, proprio perché Dio ci custodisce attraverso i suoi angeli e anche noi dobbiamo diventare custodi di ogni persona che ci è accanto. Sia lodato Gesù Cristo.
Sono sempre in movimento gli angeli sulle vie che congiungono il cielo e la terra. Scendano numerosi in questo momento sulla nostra assemblea e prontamente risalgano recando nelle loro mani provvide e buone le nostre intenzioni e le nostre richieste di aiuto. Preghiamo insieme e diciamo: Dio di pietà, ascoltaci. Dio di pietà, ascoltaci. Il Signore, che ha fatto conoscere i Suoi voleri e i Suoi interventi attraverso il mistero degli angeli, ci conceda di nutrire verso di essi una devozione illuminata e fiduciosa. Preghiamo. Dio di pietà, ascoltaci. Il Signore, che a salvezza del primo popolo eletto ha mandato nel deserto un suo angelo come protettore e guida, assicuri ora alla Chiesa di pellegrinare in serena letizia verso i beni eterni. Preghiamo. Dio di pietà, ascoltaci. Il Signore, che dalla schiera angelica riceve nei cieli una lode piena e senza fine, conceda anche a noi di essere già sulla terra gli entusiastici glorificatori del suo nome. Preghiamo. Dio di pietà, ascoltaci. Il Signore, che ha affidato ogni uomo ed ogni comunità alla particolare custodia di un angelo, ci mantenga nei loro confronti riconoscenti, rispettosi ed emuli. Preghiamo. Dio di pietà, ascoltaci. Il Signore, che alla fine della storia manderà i Suoi angeli a radunare gli eletti dai quattro angoli della terra, ammetta ora Angela, Francesco e tutti i nostri fratelli defunti tra i beati del cielo. Preghiamo. Dio di pietà, ascoltaci. Preghiamo per Gino e Emma, perché nell'anniversario del loro matrimonio possano rinnovare quelle promesse che hanno posto nelle mani di Dio il giorno in cui hanno ricevuto il sacramento nuziale. Preghiamo. Dio di pietà, ascoltaci. Preghiamo per Don Lorenzo, che ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale, perché ispirandosi proprio a San Pio da Pietrelcina possa conformarsi sempre di più al sacerdozio di Cristo, il buon pastore che è venuto a dare la vita per il suo gregge. Preghiamo. Dio di pietà, ascoltaci. O Dio, che hai steso i cieli con la tua tenda e hai profuso negli angeli tesori della tua potenza e della tua santità, rendici aperti alla tua grazia e riconoscenti per i tuoi doni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Tra tu e noi.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a noi gloria e suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, i doni che ti offriamo in onore dei santi angeli, la loro protezione, ci salvi da ogni pericolo e ci guidi felicemente alla patria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa è buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi proclamiamo la tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli. Onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita. Negli spiriti beati tu ci riveli quanto sei grande e amabile, al di sopra di ogni creatura, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui tutti gli angeli proclamano la Tua gloria, al loro canto si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. Cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza,
gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi angeli custodi, San Pio da Pietrelcina e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il Vescovo di questa Chiesa Franco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Peccati del mondo, abbi
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Preghiamo. O Padre, che in questo sacramento ci doni il pane della per la vita eterna, guidaci con l'assistenza degli angeli nella via della salvezza e della pace. Per Cristo nostro Signore. E prima della benedizione finale, innanzitutto vorrei ringraziarvi e ringraziare tutti coloro che ci sostengono nell'opera missionaria, i tanti pellegrini devoti di Padre Pio che sostengono il santuario, che zelano questo luogo, ma che ci aiutano anche a mantenere le nostre attività nel Chad Centrafrica, dove ormai sussistono tante opere in nome di Padre Pio, le scuole, alcuni dispensari e alcuni luoghi dove sostanzialmente Padre Pio è ricordato un po' come qui in Italia. Tanti bambini africani ormai portano il nome di Pio proprio per la devozione che anche lì si sta diffondendo. Grazie davvero, continuate a sostenerci in questa opera di evangelizzazione con la preghiera e col vostro segno di solidarietà. Poi gli auguri a tanti che portano il nome di Angelo Angela e che certamente oggi celebrano l'onomastico. Possano davvero gli angeli custodi essere un punto di riferimento, non solo per quelli che portano il nome, ma per tutti. Infine un pensiero per i nonni. La società civile ha scelto questo giorno per la festa dei nonni e non è male accostare la figura dei nonni, perché no, agli angeli custodi. Essi custodiscono la memoria, essi custodiscono anche i valori che speriamo si possano trasmettere di generazione in generazione. Ma poi infine sono i custodi dei propri nipoti, nipotini. Penso che tanti di voi qui presenti siete nonni, tanti che ci seguono attraverso Padre Pio TV siete nonni. Ecco, continuate a custodire i valori di una fede, di una vita cristiana, perché i giovani e gli stessi vostri nipoti possano sempre ispirarsi a questi valori. E preghiamo gli angeli custodi, come ci ha detto Gesù nel Vangelo, perché questi piccoli possano essere sempre protetti, soprattutto in una società come quella di oggi, dove loro sono le figure più deboli, possiamo dire. Ricordandoci anche del monito, che chi fa del male ai piccoli deve sapere che i loro angeli custodi contemplano il volto di Dio giorno e notte. E allora auguri a tutti, che gli angeli custodi ci facciano e ci aiutano a vivere sempre un'autentica vita cristiana. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Testimoniate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Nel cielo cantan gli angeli, Ave Maria. Fanno eco in terra i popoli, Ave Maria. Ave Maria, grazia plena, Domino tecum, benedicta tu in mulieribus,
e benedetta de fruttus ventris tui, Jesus, Santa Maria, Madre Dei, pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicta de fruttus ventris tui, Jesus, Santa Maria, Madre Dei, pro nobis peccatoribus, il Verbo mi caro fatto mestre. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicta tu fructus ventris tui, Jesus. Ora pro nobis, Santa Dei Genetris, oremus, grazia me tuum, questa mosta omen mente posse nostre si infunde. O tu qui angelo annunziante Cristo, vidi tu incarnazione cognovimus, per passione maestra, cruce, madre, resurrezione, sa gloria per tu camor, per un nome Cristo, ma domino nostro, ma gloria Padre, Figlio del Spirito, di Sanga, da. Gloria Padre, Figlio del Spirito, di Sanga, da. Gloria Padre, Figlio del Spirito, di Sanga, da. Requiem eterna Madonna et Domine, requiescant in pace, in nostra umbrologia. Beh, buona giornata a tutti, e la benedizione del Signore scenda copiosa su voi e su tutti coloro che vi stanno a cuore. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia. Salutate Gesù e Maria, e buona giornata a tutti.